Quando ripenso al 200° oro olimpico della storia italiana, conquistato nel judo da Fabio Basile, anche se è già passato più di un mese, provo ancora una grande emozione. Sono fatto così, la gioia di un atleta che raggiunge l'obiettivo più importante di un'intera carriera in qualunque disciplina mi fa commuovere, perché so cosa significa soffrire per anni, sacrificare la propria gioventù per lo sport, per una medaglia, anche di latta. Chi non ha questo fuoco dentro e magari liquida le tue fatiche con un "ma chi te lo fa fare", il più delle volte detto in modo quasi beffardo, come lasciare intendere "io mi godo la vita, sono più furbo di te", mi fa quasi pena, non sa cosa si perde. Nel turbine delle interviste, Basile, ancora tra l'incredulo e il frastornato, ha detto: a Tokyo nel 2020 avrò qualcosa da perdere. Ricordi? Ma è davvero così? Ne parliamo dopo la sigla. Ciao, sono Massimo Binelli. Fabio Basile mi piace, lo confesso, si racconta in modo spontaneo, mai banale, ammette di essere una testa matta, ma poi puntualizza subito che grazie al judo è diventato un uomo, grazie allo sport puro, interpreto io. Dice di aver sofferto tanto per arrivare a Rio, e come dubitarne? Poi spiega, con un mezzo sorriso, di aver sofferto così tanto che la sofferenza ha iniziato a piacergli, perché il trucco per diventare campioni, sono sue parole, è quello di soffrire e allenarsi tantissimo. In tanti mi dicevano di smettere, che non sarei mai diventato un campione. Ecco, questa medaglia, è stata la conclusione piena d'orgoglio di Fabio mentre mostrava il trofeo, la dedico anche a loro. Ti ricorda qualcosa questa immagine? Leggi cosa scrivevo nella pillola numero 74. Il secondo trucco di Fabio, che poi è il trucco per diventare campioni, è credere con tutte le proprie forze in un obiettivo ambizioso e nel contempo raggiungibile. La prima volta che ho visto il nuovo direttore tecnico Kiyoshi Murakami, ha raccontato Basile, mi ha stretto la mano e mi ha detto: tu vai a Tokyo 2020. Io gli ho risposto: no Tokyo, ma Rio 2016. Mi ha fissato, ha detto "va bene" e poi ha iniziato ad investire su di me. Grazie a lui sono cambiato tanto perché avevo una forza dentro che non riuscivo a tirare fuori. È la sintesi perfetta della potenza di un obiettivo ben formato che scatena la motivazione giusta e contagia le persone che devono credere in te per aiutarti a conseguirlo. Sei d'accordo? A un certo punto, rispondendo a una domanda riguardo a Tokyo 2020, Fabio si è lasciato sfuggire una umana debolezza. Qui a Rio ho dato tutto me stesso perché non avevo niente da perdere, ma tra 4 anni a Tokyo, ha detto il campione olimpico, avrò qualcosa da perdere. Ti ricordano qualcosa queste parole? Non è forse il succo della mia regola numero 6? Te la riporto qui. Quando gareggi per vincere non hai nulla da perdere, mentre quando gareggi per non perdere hai tutto da perdere e nulla da guadagnare. È questo il terzo trucco che io suggerisco a Fabio Basile di adottare nei prossimi 4 anni. Dovrà mettere la preziosa medaglia d'oro in una teca, guardarla tutte le volte che vorrà, ma dovrà vivere e allenarsi giorno dopo giorno come se fosse ancora la testa matta di un tempo. Come se avesse ancora tutto da imparare, continuando a provare il piacere di lavorare sodo e di soffrire. Come se non avesse vinto l'oro olimpico a Rio e dunque l'oro di Tokyo 2020 fosse il suo unico obiettivo, quell'obiettivo che un anno fa lo spinse a dire al maestro Murakami: no Tokyo, ma Rio 2016. Soltanto così, caro Fabio, potrai riaprire la teca e aggiungere una seconda medaglia d'oro. Anzi, sai che ti dico? Prepara già lo spazio per la nuova medaglia, sognala ogni notte. Con umiltà mantieni intatta la tua voglia di imparare, evita di sentirti appagato, anche perché nelle arti marziali l'apprendimento dura per tutta la vita, quindi fai tesoro di questa saggezza orientale. E a proposito ti anticipo che nella mia pillola numero 100 descriverò i 5 passi che un atleta deve percorrere per diventare un vincente. Prendi nota. Come dici? Tu sei già un vincente? Vero, sei l'atleta vincente per antonomasia, ma i miei 5 passi ti serviranno per continuare ad essere un vincente. Se ti fermerai a godere dei tuoi successi, parteciperai ai reality show più improbabili facendo la fame nera confinato su un'isola e accetterai gli inviti di tutte le TV, credi che potrai restare a lungo il judoka numero 1 al mondo?
Tu hai un grande talento naturale, ma ciò non significa che potrai allenarti meno degli altri. Anzi, è vero il contrario. Più grande è il talento e più importante deve essere l'impegno per mantenere intatta la motivazione a raggiungere gli obiettivi. E tu, vuoi scoprire il metodo migliore per applicare alla tua disciplina sportiva e ai tuoi obiettivi i primi due trucchi di Fabio Basile e il mio terzo trucco e diventare un atleta vincente? Contattami e ne parliamo. Visita il sito massimobinelli.it, inserisci il tuo nome e la tua email più importante per iscriverti e per ricevere subito la mia guida per la tua crescita personale. Poi clicca su Contattami. Trovi tutte le istruzioni per inviarmi un messaggio e per prenotare la tua prima sessione di coaching gratuita direttamente nella mia agenda online. Sempre all'interno del mio sito puoi visitare la sezione risorse gratuite dove puoi scaricare materiale molto utile per la tua crescita personale. Trovi tutti i link nella descrizione. Infine, se ancora non l'hai fatto, ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube e a lasciare un commento, rivolgermi una domanda o suggerirmi argomenti di tuo interesse da trattare in una delle prossime pillole. Alla prossima! Ciao!